Ciao a tutti. Allora, come promesso, vi faccio il video del Black Friday. Il telefono, tra l'altro, il pad si sta scaricando, quindi spero che non mi interrompa il video. Ma mi viene più comodo girare col pad perché riesco a appoggiarlo mentre con l'iPhone non riesco. Scusate lo stato, come sempre, ma chi se ne frega. Allora, ho il sacco degli acquisti qua dietro, vado di prenderlo senza combinare un disastro, come sempre. No, questo è il mio mega sacco gigante degli acquisti. Allora, lo metto qua sotto così riesco a prendere le cose meglio. Dunque, ieri è stato il Black Friday, non so se sapete cos'è il Black Friday, ma penso di sì, visto che comunque ormai lo conoscono tutti. Il Black Friday è il venerdì successivo, in America ovviamente, non qui da noi, il venerdì successivo al ringraziamento, che celebra questa giornata di mega sconti. In America è una cosa assurda, cioè in America veramente c'è il delirio per questo periodo, per questo giorno, diciamo. Qui da noi ancora la cosa è un po' diluita, nel senso che alcuni negozi lo fanno il 20, il 30, il 40, il 50%, ma niente di particolarmente così eclatante. Ieri al centro commerciale c'era un po' di macello, ma niente di particolarmente eclatante, che non si vede nei giorni di sconto normale, diciamo, ecco. Allora, io ho comprato parecchie cose. Prima di tutto ho fatto un giro così generico perché ho guardato intanto quello che mi interessava, perché ovviamente ho preso alcune cose che mi interessavano. Sono stata intanto da Stradivarius e ho preso questo. Non so se riuscite, ecco sì, riuscite a vederlo. È un maglioncino, è una felpa di cotone, una felpina di cotone leggero. Io queste qui le utilizzo anche in inverno perché se fa freddo, io preferisco vestirmi a strati perché se entro per esempio al centro commerciale, in un locale, ovunque, il riscaldamento è messo a bombarda, praticamente tu muori se ti vesti troppo pesante. Quindi io preferisco usare queste felpine di cotone sotto cui metto o il girovita o il girocollo, quello che mi capita, un po' più, magari più pesante, poi mi vesto a strati. Quindi questa qua è con dei fiori stampati sul davanti e sulle maniche. Questa qui era prezzato 29,95, l'ho pagata con il 30%. No, forse ancora meno, perché questi erano sapete che Stradivarius ci sono gli stand. Comunque, i prezzi, perdonatemi, ma non li ricordo perché gli scontrini sono finiti un po' ovunque. Comunque, questa l'ho presa intorno ai 10 euro, 12 euro, una roba così. Ed è una. Poi ne ho presa un'altra. Aspettate se mi sporgo, ma ne ho presa un'altra. Questa invece è col nero. Ha un disegno con un uccellino così davanti, e dietro è più particolare, sempre 12 euro questa, sì. Sono sempre in cotone pesante, sempre in cotone pesante, perché preferisco appunto questo cotone. Scusate se sentite voci, rumori, ma ovviamente ci sono altre persone in casa, non posso. Queste due cose come felpa. Poi ho preso, nel frattempo vedete sempre la mia bambolina che sta lì. Poi c'erano dei giubbottini leggeri, primaverile barra autunnale, perché ovviamente non posso pretendere di mettere una cosa del genere su a Bergamo quando ci sono meno 7, meno 8 gradi, perché praticamente mi congelo letteralmente. Questo è, non so se riuscite a vederlo, è un materiale, non si capisce, è una specie di raso, non sarà raso ovviamente. Vedete, ha questi disegnini con gli uccellini, questi disegnini stile orientaleggiante, con il riccio al fondo della manica e il riccio anche quassù e sotto, ovviamente. Questo è stato
sempre 29,95 con il 40%, questo. Sì, sarà venuto sui 17, 18, una roba del genere. Molto carino. C'era anche un altro colore un po' particolare, che era un verdone scuro con i fiori molto più grandi, però il verde è un po' più complicato da abbinare, quindi. E da Stradivarius ho concluso. Poi sono stata da Calzedonia, Golden Point, non Calzedonia, scusate, Golden Point, e ho preso due leggings e una maglia. Questo leggings qui che vedete con le rose, questi sono stati tutti con il 20%, veniva a 20 euro, quindi sui. Beh, fate il conto, io sono una sega in matematica. Comunque, era 20 euro con il 20%. E anche questo, stessa storia. Questo 14,99 sempre con il 20%. Questo è grigio semplicissimo, proprio lungo, semplice. Sempre da Golden Point. E poi da Golden Point, sempre se non mi suicido, da Golden Point ho preso questo. Questo è stato 34 e qualcosa, sempre con il 20%. Questo praticamente è melange, melange si chiama, sì, beh, credo, boucle, boh, non lo so. Questo tessuto così ha un po' di lurex sì, riuscite a vederlo, ha un po' di lurex. È praticamente la manica a tre quarti, viene così semplice, scollato, la particolarità è che è lungo con questa specie di veletta nera sotto. Io lo metto con i leggings neri o grigi o quello che è. Perché odio l'effetto che lascia intravedere le mutande nel leggings. È una cosa che non sopporto, che detesto. Poi ho preso da Calzedonia, da Golden Point non ho preso altro. Poi ho preso da Camomilla, no, Candida. Scusate, nomi dei negozi proprio per me. Sempre per la storia che io non metto, sempre per la storia che io non metto niente di corto con i leggings, io vivo solo di leggings e jeans skinny in inverno, in estate, sempre. Ho preso questo che è praticamente, sì, 15 euro. Praticamente è una maglia semplice nera con lo scollo a barca e sotto c'ha questo pizzo. È carinissima perché è lunga, come io la metto perché. E poi, sempre da questo Candida, Camomilla Candida, quello che è, ho preso queste due maglie di queste a incrociare. Questa invece va con i jeans normali. È sempre per la storia che io mi vesto a strati. E l'ho presa grigia e rossa. Queste sono state 7 euro. 99 grigia e rossa scura. L'ultima cosa, sono stata da OVS. Da OVS ho preso due cose. Non ho dimenticato di prenderla, non importa. Per la mia mania per i gufi, ho preso una specie di piccola crema mani a forma di gufo. Magari in un altro momento ve la faccio vedere. Non c'ho mia voglia di andarla a cercare da qualche parte. Ho preso anche questi calzini con i cuoricini. Questi sono stati 8,99 euro, 7 paio, 1 euro e qualcosa a paio. L'ultima cosa sono stata, anzi, le ultime due cose. Sono stata in un altro negozio che vende magliette, roba intima. Qui da noi sono molto molto frequenti, vendono soprattutto intimo. Si chiamano, non sono nemmeno negozi, sono una specie di stock house. Vendono tutti questi materiali intimo in grande quantità. Queste sono state 3 euro e qualcosa. Sono cotone, è puro cotone, felpato. Sono le maglie a maniche lunghe che io metto. Sono così. E questa è della cotonella. Questo è stato 8 euro con il 20. Sì, più o meno 8 euro. 10 euro con il 20 saranno 8 euro. Meno? Sì, più o meno. Ultima cosa che ho preso è stato questo. Sono stata anche in una Blue Spirit, una gioielleria, non so se conoscete. Ho preso due cose, un braccialetto in acciaio che è questo qua. Aspettate, mi tolgo la manica così lo vedete meglio. Questo qua. Questo è della Roberto Cavalli.
È in acciaio con questa specie di cristallo che è vetro fondamentalmente. Questi erano col 50%, questo è venuto 18 euro, 17 euro più o meno, molto carino. È l'ultima, è un'altra cosa, ho preso ovviamente per la mia fissazione di Hello Kitty, è un orologio, riuscite a vederlo, con Hello Kitty qua. Questa mi piaceva perché è tutto in acciaio, quindi molto resistente, ha il movimento al quarzo ed è stato 12 euro, cioè proprio una... Bene, il mio Black Friday è concluso qua. Premetto che acquisterò altre cose perché devo andare da Wecon prima di ripartire. Spero di ripartire settimana prossima, metà settimana prossima in teoria. Mercoledì, martedì, mercoledì dovrei ripartire. Spero se mi arrivano gli occhiali perché è tutto subordinato a quello. Dicevo... Prima di ripartire devo fare un giro da Wecon perché purtroppo Wecon a Bergamo non c'è e quindi faccio un giro da Wecon. Prima di chiudere volevo parlarvi di una cosa. Ho cominciato a guardare una serie TV, non so se voi sapete che io sono fissatissima con le serie TV, seguo tantissime serie TV, è proprio una malattia la mia, qualche volta vi parlerò un po' ampiamente delle serie TV che seguo, però ho cominciato a seguire questa nuova serie TV ed è spettacolare, cioè bellissima, musica bellissima, attori strafighi, cioè veramente bellissima, trama interessantissima, è una trama ovviamente storica. E sto parlando di Poldark, è trasmesso sulla F, non so se conoscete questo canale, è un canale digitale terrestre, sì, del digitale terrestre, sì, credo. No, forse di Sky, sì, di Sky sicuramente, perché viene trasmesso anche in on demand su Sky, quindi... Guardatelo ragazze perché è spettacolare. E c'è l'attore che faceva il nano nella trasposizione dello Hobbit di Tolkien. Non mi ricordo il nome del nano, sinceramente. L'attore comunque si chiama Aidan Turner. Bellissima serie, stupenda. Guardatelo. Vi saluto. Al prossimo video. Ciao.